Ciao a tutti, oggi vorrei parlarvi di due espressioni sbagliate, molte volte utilizzate in modo errato dagli studenti brasiliani di italiano. E l'errore deriva dal fatto che molto spesso gli studenti traducono letteralmente l'espressione portoghese nell'espressione italiana. Sto parlando delle espressioni estou certo e estou errado, che molti traducono letteralmente in sono certo e sono sbagliato. Vediamo di analizzarle in dettaglio e vedere perché sono sbagliate queste espressioni. Prima di tutto, sono certo. E sono certo è un'espressione più che sbagliata, direi che è impropria, perché sono certo esiste in italiano, ma sono certo significa sono sicuro, ovvero tengo certezza di qualche cosa. Quindi, ad esempio, sono certo che la capitale d'Italia è Roma, quindi sono sicuro che la capitale d'Italia è Roma. Ma e sto certo nel senso di avere ragione, espresso in italiano con un altro termine che non è certo, ma è giusto. E quindi in italiano e sto certo si può dire sono nel giusto, oppure, forse ancora più diffuso, ancora più comune, l'espressione avere ragione. Quindi e sto certo si esprime con ho ragione. Veniamo adesso all'altra espressione, e sto errato, che molti traducono appunto erroneamente con l'espressione sono sbagliato. L'espressione sono sbagliato non esiste. Sbagliato significa fatto male, non esatto, inopportuno. Ok, pertanto il termine è associato generalmente a delle cose più che a delle persone, quindi può essere sbagliato un esercizio è sbagliato, un compito è sbagliato, un momento può essere sbagliato, quindi inappropriato, ma generalmente la persona non è sbagliata. Come si rende quindi questo concetto? Si dirà, si utilizza l'espressione essere nel torto, oppure ancora con il verbo avere, molto più comune, l'espressione avere torto. E quindi, esso errado, io dirò sono nel torto oppure ho torto. A questo punto molti di voi potranno chiedermi, ma Pierluigi, non esiste anche l'espressione ho sbagliato? Sì, l'espressione ho sbagliato esiste, del verbo sbagliare. Io ho sbagliato, tu hai sbagliato. Ma ho sbagliato corrisponde al portoghese errei. Quindi io ho sbagliato, eu errei. Tu hai sbagliato, você errou. Ma eu estou errado si dice io ho torto, oppure io sono nel torto. E ancora, Pierluigi, ma una persona non può essere sbagliata? Sì, una persona può essere sbagliata, ma non nel senso che non ha ragione, cioè che la non tem razão. Una persona può essere sbagliata nel senso che non è la persona giusta, nel senso che è stata scambiata con un'altra persona. Vi faccio un esempio. Immaginate che la polizia arresta per un crimine la persona sbagliata, cioè arresta una persona che non ha nulla a che vedere col crimine, arresta una persona innocente, in questo caso è una persona sbagliata, appunto. Ma che la persona sia sbagliata non significa che la persona abbia commesso un errore, ok? Quindi è differente dal concetto di estar errado. Bene, spero che sia chiara quindi la differenza tra questi concetti e che sia chiaro il modo in cui si esprime in italiano il concetto di estar certo e estar errado, quindi avere ragione e avere torto. E vi invito, come sempre, a mettere un mi piace, a commentare, a dare suggerimenti per i prossimi video e ci vediamo al prossimo episodio del Desafio d'Italiano. Ciao ciao!